Il destino delle parole spesso è quello di essere abusate, usate male, perdendone il vero significato. È quello che è capitato anche con la parola Pasqua. Si usa a dire sono felice come una Pasqua e non si riesce nemmeno a capire cosa significa che a Pasqua si è felici. C'era un'altra espressione tipica, fare Pasqua, che ci potrebbe aiutare a capire la felicità della Pasqua. Fare Pasqua voleva dire un po' nel modo popolare di esprimersi, aver celebrato la confessione e poi la comunione pasquale, cioè essersi incontrati con il Signore, rappacificati con il Signore. E Pasqua, significa passaggio, allude al passaggio di Dio tra le case degli ebrei che sono rimasti illesi perché protetti da Dio, e poi il passaggio del popolo di Israele attraverso il Mar Rosso per andare appunto nella terra promessa. E poi finalmente il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre, dalla morte alla vita. Anche noi come uomini abbiamo tante volte nella vita da compiere dei passaggi, da una situazione all'altra, da una tappa all'altra. Potremmo dire che essere uomini vuol dire proprio essere terra di passaggio. E in questa nostra cultura spesso si sente dire che il passaggio che di solito rinviamo è quello a diventare adulti. Quasi come se rimanere adolescenti fosse preferibile piuttosto che arrivare a quella tappa più matura della vita, che noi chiamiamo appunto l'età adulta. Nelle società tradizionali c'erano anche dei passaggi, dei riti per aiutare un adolescente a crescere fino a prendere quel massimo vigore che era proprio dell'adulto, che poi si mette a far sul serio nella vita, assume dei compiti, assume una missione e perciò si prende cura anche della propria realizzazione. Credo che forse oggi dovremmo ridare dignità ad alcune tappe di passaggio, tipo ad esempio l'esame di maturità, oppure il primo voto politico, oppure anche la prima esperienza lavorativa, la prima esperienza affettiva seria, cioè accompagnare questi primi inizi verso un'età in cui la persona sente che è arrivata ad una certa autonomia, alla forza delle proprie decisioni. Certo, questo implica che anche gli adulti si impegnino ad accogliere volentieri questi giovani dicendo è bello essere adulti. Talvolta mancano dei modelli di adulto un po' appetibili, cioè che facciano venire voglia di diventare adulti piuttosto che rimanere sempre adolescenti. Ecco, credo che questo è un passaggio che come società gli educatori, gli insegnanti, i genitori soprattutto dobbiamo aiutare le generazioni giovani a fare, altrimenti se mancheranno appunto dei passaggi accompagnati è facile che questi adolescenti da soli si inventino dei riti di passaggio come tante volte lo sballo, le feste estreme, le prove di resistenza, questi esercizi anche estremi per far vedere e dimostrare che c'è una forza che si vale. Il Signore Gesù ci ricorda che il suo grande passaggio è stato quello da questo mondo al Padre e ci ricorda che diventare degli uomini maturi vuol dire proprio imparare a rivolgere il proprio volto e la propria vita verso Dio, lasciare che Dio passi nella nostra vita. Credo che questo è quello che potremmo anche noi che siamo un po' più adulti passare alle generazioni più giovani. E concludo ricordando un testo poetico che ho letto qualche tempo fa, dove si dice andai nel bosco per imparare a vivere con sapienza e profondità, e per imparare il midollo della vita e a sbaragliare tutto ciò che invece vita non è, e non scoprire alla mia ultima ora di non aver vissuto. Ecco, la cosa importante è essere davvero iniziati ai passaggi della vita per poter vivere a pieno questo tempo che ci è dato sulla terra e poter compiere poi il nostro passaggio ultimo dicendo che ho vissuto pienamente, ho fatto la mia Pasqua. Auguri a tutti.